Sì, è stato un episodio brutto, io sono arrivato subito, per fortuna i danni sono limitati, però noi dobbiamo combattere contro il degrado, soprattutto degli spazi storici della nostra città, ma di tutta la città. Quindi questo è ancora uno sprone ancora più importante a lavorare sulla Villa Comunale e finalmente poter avviare dei progetti di recupero sia della parte strutturale, quindi dei viali, dell'illuminazione, la videosorveglianza. Abbiamo un progetto che partirà a breve, poi anche il recupero del patrimonio arboreo che negli ultimi anni è stato fortemente danneggiato. In questo museo si ricorda proprio, c'è un pezzo che ricorda la passeggiata borbonica da cui è nata la villa comunale, e quindi questo è proprio un motivo ancora più forte per spingerci a fare meglio, a salvaguardare questo pezzo importante della nostra città. No, c'è un'indagine dei carabinieri in questo momento, non c'è ancora un'idea certa, quindi si stanno analizzando anche le immagini della videosorveglianza. Sicuramente è stato un episodio doloso, adesso si capirà bene che cosa è successo. L'importante è che i danni sono stati molto limitati, però questo ci spinge ad agire presto e bene.